Andiamo in casa Acri insieme a noi il presidente della formazione rossonera Falcone. Buonasera presidente, ben trovato. Ciao amico, buonasera. Ed allora presidente, voi vi siete fatti sentire in settimana con quella nota dove avete chiesto parità di trattamento sostanzialmente con l'eccellenza, ma da quello che abbiamo potuto capire con l'intervento del presidente Miliarchi prima, per la promozione comunque prima del 5 marzo non se ne parla. No, veramente ho capito che, e non lo trovo giusto, perché sia a livello regionale c'è sia l'eccellenza che la promozione. Allora il Presidente dice, fanno la proposta che dal 15 febbraio si potrebbero realizzare gli allenamenti, poi dal 5 marzo, non ho capito male, iniziare il campionato di eccellenza e poi stabilire come va il campionato di eccellenza per vedere quello di promozione, perché quindi se il campionato di eccellenza poi dovrà fermarsi, i presidenti dell'eccellenza saranno di nuovo contenti di fermarsi, quindi si fa la prova sull'eccellenza per poi vedere, aspettare intanto la promozione. Nel frattempo passano le domeniche, andiamo a Pasqua, la promozione non inizia più, quindi è solo un palliativo per poter dire che la promozione ha chiuso. No, diciamo che il presidente ha detto noi cerchiamo di anticipare il tempo per l'eccellenza e con il prossimo DPCM magari avere lo sblocco della promozione, però credo, ma questo lo dico io, non l'ha detto il presidente Miliarchi, che se la promozione ripartisse davvero a marzo si andrebbe a prefigurare solo il girone di andata. Questo non è nemmeno, questo non è chiaro, noi ci arriviamo a marzo e ancora non sappiamo di che morte moriamo praticamente. La stessa cosa è con l'eccellenza. Poi io non capisco, la mia domanda è perché, cioè in senso qua, in eccellenza il Covid non c'è, in promozione ci potrebbe essere, non riesco a capire io perché eccellenza sì e promozione no, e poi tutte le altre categorie. Non capisco questa disparità di trattamento. Probabilmente che dobbiamo vedere. Probabilmente c'è questo discorso del legame nazionale tra eccellenza e serie D che potrebbe giocare, sì, tra virgolette, contro la ripresa del campionato di promozione. Ci sono troppi dubbi, perché nel frattempo la serie D si ferma, perché sembra che ogni domenica, ogni mercoledì, non si sa quante squadre giocano, fanno ripartire l'eccellenza e poi magari la serie D a marzo la fanno fermare perché ci saranno problemi. Fanno fermare poi di nuovo anche l'eccellenza. Io quello che dico, non c'è chiarezza, cioè non c'è chiarezza perché c'è il Covid, chiaramente, però non c'è chiarezza nemmeno nelle decisioni, nemmeno nello stabilire determinate condizioni di ripresa o di non ripresa. Parliamo, però non si arriva mai ad una... per esempio, parte l'eccellenza, va bene, questo adesso lo parlo da parte del giocatore, parte l'eccellenza, la promozione intanto è ferma. I giocatori che io, parliamo della mia squadra, che sono attualmente con me in promozione, hanno la possibilità che qualcuno li chiami in eccellenza con lo sparacchio che in promozione non si gioca più. Rimangono con me? Non credo. Certo, c'è il rischio di perdere. Infatti la domanda appunto, poi era questa. Rischio. Quindi più si protrae l'attesa, più si rischia di dover ridimensionare il parco giocatori. Perché noi, nel frattempo, i ristori, per esempio, la maggior parte della mia squadra stanno arrivando perché abbiamo iniziato con una nuova società ad agosto, ci sono, probabilmente partiranno da adesso, però dicembre abbiamo dovuto sostenere noi i costi. Quindi io sostengo dei costi che poi, che ho dovuto sostenere dei costi, perché poi ci sono giocatori che purtroppo non tutti lavorano e hanno dei problemi. Perché il ristoro ai giocatori è stato dato soltanto a chi nel 2019 non aveva un reddito per il quale poi l'anno scorso ha percepito poi il ristoro l'hanno ripreso quelle che l'hanno preso l'anno scorso, e chi non l'ha preso l'anno scorso non l'ha preso nemmeno in questo periodo qua. Quindi comunque noi come società abbiamo dovuto economicamente aiutare questi giocatori che erano più in difficoltà. Non fanno ripartire la promozione, la fanno ripartire, si sa, non si sa, per me è un ulteriore aggravio dell'economia della nostra società. Quindi sostanzialmente voi chiedete chiarezza per sapere quello che sarà il futuro. E le dico pure l'altro punto, non voglio dilungarmi perché so che ci sono altre interviste.
Però io non dico che dobbiamo ripartire perché il Covid è una fesseria, nel modo più assoluto. No, beh, certo. Quello che è. Però ripartire da eccellenza e ripartire pure la promozione, pure gli altri campionati se sono interessati a farli ripartire. Perché noi i giocatori che abbiamo li stiamo comunque cercando di sostenere. Io non vedo il senso di questo, di dire parte una categoria e non parte un'altra. Anzi, forse quella più tranquilla potrebbe essere la promozione, le altre categorie che girano a livello di provinciale, ma sicuramente stabilire partiamo con l'eccellenza e poi vediamo con la promozione. A me i giocatori non rimangono con me, perché io non posso continuare a pagarli anche gennaio e febbraio. Mi chiama qualche squadra di eccellenza, se no hanno un eccellente, è chiaro, ed è giusto che sia così, perché noi non sappiamo che faremo. Chiarissimo. Va bene, presidente, noi cercheremo di tenere viva l'attenzione, mettiamola così. Anche grazie. Noi grazie, anche alla noi. Prossima grazie, grazie. Grazie.